Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Fallout 3. Allora, ci troviamo sempre nel bazar di Evergreen Mills. Abbiamo preso anche il terribile fucile. Adesso voglio fare una cosetta prima che lo dimentichi. Partita, difficoltà. Mettiamo difficile. Voglio provare una cosetta, visto che i nemici sono facili da sconfiggere. Il lanciamissili l'ho preso qui. Ok, oramai ragazzi abbiamo un PC che può raggiungere la perfezione. Ne sono certo al 100%. Quindi andiamo. Cercherò di raccogliere, come ho detto sempre, quasi tutto quello che trovo, soprattutto le riviste, perché ci servono tantissimo. Ma per ora pensiamo a uscire da qui e vediamo. Sembrava ci fosse qualcosa. No, possiamo andare veloce veloce. Oggi voglio vedere se riesco a prendere la bambolina o furtività o disarmato, perché c'è una bambolina che non è segnata sulla mappa e voglio farvela vedere. Ok, qui vabbè c'è tutto. Ciao, si esce da qui se non erro. Perfetto. Quindi oggi faremo una cosa carina. Vi avevo promesso una piccola chicca per questo video, quindi aspettiamo che si faccia giorno, perché altrimenti al buio non è piacevole. Ok. Lui spara alla cazzo di cane, vabbè. Allora, come vedete, qui c'è questo gigante che è tenuto a bada da un semplice muretto, da un semplice recinto elettrificato. Quello che dobbiamo fare noi adesso è liberarlo, ma prima voglio dare un'occhiata qui e devo mettermi in una posizione rialzata, perché altrimenti ci devasterà. Allora, ho deciso di aumentare la difficoltà per due motivi: voglio più punti esperienza e una sfida maggiore rispetto a quella attuale. Grazie, le munizioni servivano. E vediamo che cosa possiamo utilizzare. Allora, perché, cioè, guardate quanto è cattivo. Se il mio cane non gli rompesse i coglioni sarebbe anche positivo. È un super mutante Behemoth. Che carino. Guardate, guardate quelli con la pistola. Adesso vi farò vedere il metodo per eliminarlo. Allora, l'abilità comando che ho scelto nello scorso video, devo dire che è stata utile. Molto utile. Come vedete adesso riesco a devastare quasi tutti. Fuori due. Vediamo quanta esperienza prendo un attimo. 37, adesso prendo un po' di... Siamo un po' più precisi. E questa è l'abilità finezza in azione. Ok. Eliminiamo qualcosa. Utilizziamo il Fatman. Abbiamo due munizioni nucleari. Salvo perché voglio vedere se riesco a beccarlo. Almeno... No, non ce la fa. Abbiamo un ultimo colpo. Meno male, alla gamba destra. Ok, adesso noi ci divertiremo. Abbiamo anche un lanciamissili.
dai. Apprezzo questa nuova difficoltà, non so perché. Mi piace di più. Dai. Ok. Anche dopo anni è sempre uno spettacolo vedere in azione il nostro... lui si sta fermo. Io lo becco in testa. Prima o poi dove... Si è buggato. No, preferisco andare manuale, anche se... Dai, manca poco. Dai. Guardate quanti colpi gli sto dando in questa... È aumentato di un puntino la difficoltà. Perfetto. Vi avevo detto che vi facevo godere di una piccola chicca in questo video. Ma solo per voi. Ok. Adesso cercherò di fare un episodio abbastanza breve perché... le mine. Era da tanto che non ne prendevo qualcuno. Allora, togliamoci subito il dente malato veloce veloce facendo subito... Ah dai. Soltanto tappi. Mi aspettavo di meglio. Diamo una controllata qui per vedere se c'è qualche giornaletto, anche se qualche rivista abilità. Se non c'è, andiamo via. Ok, ci siamo tolti un peso. Se non trovo niente, andiamo direttamente avanti. Anche se no, non ho esplorato con voi questa parte. Vi prego, ditemi che avete qualcosa per me. Nemmeno il letto posso utilizzare. Che palle. Allora, andiamo qui. Dobbiamo liberare loro. Molti criticano Fallout 3 perché non è un gioco prettamente d'azione, cioè è anche esplorazione, ma è questo il bello. Ehi, dove potremmo andare anche se scappassimo? E non lo so, Avremo andate dove un'entrata volete, per io vi ho loro. liberato. Arrivate a questo, facciamo i bravi per una volta, abbiamo anche schiavizzato persone. Ho scoperto invece che è possibile anche, come per i terminali, fregare le serrature. Come vedete, uscendo e rientrando, ho ottenuto karma. Ok, loro sono liberi e noi possiamo dirigerci al nostro nuovo obiettivo. Però, sempre per sicurezza, facciamo... Lì c'è una casetta. Andiamoci, vediamo se c'è qualche cosa e poi andiamo a prendere questo... la bambolina disarmato, se non... mi sbaglio. Se non erro è quello. Ditemi che c'è qualcosa, vi prego. Munizioni, non male. Se il cane si toglie dai coglioni va bene. Se le persone non facessero solo caso ai difetti su un titolo, il mondo sarebbe... Anzi, il mondo videoludico sarebbe un posto veramente migliore. Perché ho visto che Fallout 4 ha diviso realmente la critica in due parti. Cioè... Ok, andiamo. Qui, voglio vedere dove mi porta. E vabbè. Allora, uscire da qui può rivelarsi un tantino seccante.
Intanto ci sono gli schiavi lì, tanto moriranno tutti se non se ne vanno. Perché qui è pieno di mine, se non mi sbaglio. Un piano. Sto cercando di fare il più piano possibile. Ecco perché vi consiglio di viaggiare di giorno, appunto per evitare queste cose. Ok, lì c'è una stazione. Diamoci un'occhiata perché adesso la nostra prossima destinazione sarà... No, 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 ho sbagliato, sarà... Deve essere attorno qui. Quindi dobbiamo salire. E andare per questa direzione. Perché voglio farvi trovare subito questa bambolina. Perché non è indicata sulla mappa. Io la ricordo perché si trovava tra due luoghi. E quindi voglio trovarla. Vediamo, vediamo dov'è. Allora, lì c'ho un luogo da esplorare, ma non lo faremo ora. Io non appena riesco a raggiungere il punto preciso, naturalmente vi dico precisamente dove si trova e voi poi ci andate come volete. Ok, quindi vediamo di trovare questo maledettissimo luogo. Giusto, credo che dovrebbe essere anche qui. O un po' più avanti. Perfetto, lì c'è... Allora, dovete orientarvi perché dovete andare... A precisamente a ovest di Evergreen Mills. Quindi cerchiamo di stare attenti perché io odio queste cose dei posti non segnati sulla mappa. Perché se per esempio uno ha la mania di cercare tutto e poi non trova il luogo, dice: ma cosa? Non ce l'hanno messa la bambolina. Il gioco non è che ti dice dove si trovano le bamboline, quindi incita all'esplorazione, però mi sarei aspettato un qualcosa di meglio. Sarà perché io l'ho trovata sempre a culo questa bambolina, cioè... Allora, queste di qui sono una seccatura. Non ho mini impulsi, quindi sarà veramente una serie. Aspettate un attimo. Utilizziamo il fucile laser, vediamo. troppo poco danno. Utilizziamo il terribile fucile? Voi che dite? Ah, scusate, è devastante come arma. Scusa, Dogmeat. No, no, ho deciso anche di non cambiarci il nome al cane. Perché non mi va di mettere nomi stupidi al mio compagno di viaggio che si sta rivelando veramente utile. Per la cronaca, questa è la prima volta che sto portando con me un compagno da viaggio. Ci gioco da una vita su questo titolo, ma... Uno stealth boy utilissimo. Ma non ne ho mai sentito la necessità, però... Il mio consiglio è sempre lo stesso. Dovete riposare e camminare di giorno. Per avere una... maggiore visuale. Ok. Ok, andiamo avanti. Un fucile d'assalto, grazie, potrebbe servirmi. Ecco, qua è troppo preciso. Un missile, ne ho sprecati a tonnellate. Ok. Siamo arrivati qui.
Credo proprio di sì, perché dovremmo superare per forza questo luogo per arrivare dove dico io. Però adesso abbiamo la fortuna perché lo sblocchiamo adesso, è il garage di Smithy Case. Per chi non lo sapesse, è un luogo veramente importante. Che carino, un robottino. È un luogo importante. E dovrei riparare anche il fucile. Ragazzi, non vorrei dirlo, ma ha aumentato la difficoltà, ma a parte qualche colpetto in più con le armi, non noto niente di così difficile. Allora, dobbiamo andare verso qua. Spostiamo il coso, dobbiamo essere precisi. Sempre verso ovest. Guardate, da qui riesco a vederne uno. E voi non ci crederete, ma l'ho colpito e menomato alla testa. Cazzo. Ma ci troverà secondo voi? Io ne dubito, però. Ok, qui c'è un albero strano, ma a noi non interessa. Eliminato. Via. Allora, seguiamo questa strada. L'unica cosa che ricordo è che si trovava in mezzo delle rocce questo luogo. E poi ci salutiamo, ragazzi. Così almeno adesso farò una serie di episodi che tratta l'argomento bamboline volto e che abilità. Quelle... Guardate qui, stanno picchiando un uomo, che cattivi. Ma scusate, ma se io ti... Ti prego, beccalo in testa al primo colpo. Se solo fossi di livello più... Questo non lo beccherà mai, infatti. No, le granate fanno male. Come vedete si incontrano strane persone qui. Bravissimo! Oh cazzo, quello no. Quello è cattivo. Quello è un orso mutato, comunemente noto come Yao Guai, ed è cattivo. Allora, forse siamo riusciti a trovare quello che cercavamo. Però ripariamo un attimo il fucile da caccia e le munizioni, please. Ok. Ok. Sì, mi sa che siamo quasi arrivati. Adesso io non appena trovo il punto preciso. Ecco a cosa serve il compagno di... Ok, eliminato. Il compagno ha la funzione di tenere a bada questi dannatissimi mostri che rompono veramente le palle. E noi dove stiamo andando? Esatto. Nel nostro punto prestabilito. Mi sa che ci siamo abbastanza vicini. Vediamo. Ragazzi, forse l'ho trovato. O dico forse perché non so se... No! Ok. Dico forse perché mi sto confondendo non poco. Thank you.
Non capisco perché mi mira il cane. Grandissimo. Guardate quanta esperienza stiamo facendo soltanto uccidendo gli Yauguai. Però io non capisco dove trovare questo luogo. Allora ragazzi, ho dovuto controllare su internet, però lui mi dice che è qui. Ma la vedo dura. Posso provarci, ma nemmeno su internet lo trovate questo luogo. Cioè loro vi dicono dovete andare tra Etra, ma tra Etra non c'è niente. Perché appunto è un luogo segreto, non so come lo volete chiamare, però è dannazione, è fastidioso. Spero di essermi avvicinato perché dobbiamo bazzicare questa zona, perché si trova qui. Non credo che delle decorazioni messe alla San Fraso in un posto siano un evento casuale. Io credo che ci sia qualcosa e lo devo scoprire. Ecco, il classico scivolone a muro, anche qui funziona. Cosa ne pensate? Era qui. Ok. Cioè, sono andato a guardare su internet dove non c'è scritto assolutamente nulla. Sarà perché ho cercato veloce veloce. E adesso mi ritrovo che avevo trovato il luogo prima. Ok. Entriamo, prendiamoci la bambolina e sti cazzi. Abbiamo un ololastro che leggeremo nel prossimo video. Ed eccola qui. Trovata bambolina. Quando le parole falliscono rimangono sempre i pugni. Vestito da soldato mercenario, non ci interessa. Ok, questo era questo luogo segreto tra virgolette. Avete visto anche come si cacciano gli orsi. Per chi volesse sapere dov'è il punto preciso, è qui. Dovete andare a ovest di Garage di Smith e sempre dritto. Non appena vedete queste decorazioni, cliccate in avanti fino a quando non vi spunta questo. Quindi ragazzi, termino qui questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!